E grazie ancora a tutti voi per la partecipazione. Vi ricordo di chiudere i microfoni per non interferire. E ringrazio il professor Alessandro Portelli, il maestro Portelli, e do subito la parola a Piero per la presentazione di questa lezione. Una buona serata a tutti noi. Grazie Roberto, grazie subito ad Alessandro Portelli che con generosità, come al solito, ha accettato il mio invito. Lo presento rapidamente per quanto è possibile. Dico subito che Portelli è un prestigioso anglo-americanista, è stato fino a qualche anno fa ordinario di letteratura anglo-americana presso l'Università La Sapienza di Roma, ma è molto altro ancora. Come tanti nostri relatori, non a caso la nostra è una scuola interdisciplinare, Portelli non è uno studioso chiuso nel suo specialismo, è anche un critico musicale, ha fatto conoscere in Italia le canzoni di testa popolare americane, ricordo Bob Dylan, Phil Ochs, eccetera. E anche un'altra cosa molto importante, è uno dei maestri della storia orale in Italia e direi anche fuori d'Italia. È un infaticabile organizzatore culturale, ha collaborato con l'Istituto De Martino, nel 1972 insieme a Giovanna Marina ha fondato a Roma, il Circolo Gianni Bosio, che da decenni dirige e anima, mantenendo viva la tradizione della cultura e della musica popolare del nostro paese. Ha scritto testi anche per canzoni, alcune per Eugenio Bennato, il noto cantautore popolare, partecipa alla stesura di testi e di spettacoli teatrali e negli ultimi anni ha lavorato con il grande Ascanio Celestini. Ecco, naturalmente questo è l'essenziale. Voglio però ricordare un paio di cose del suo profilo civile e politico. È stato consigliere comunale nel 2006 a Roma per il Partito di Rifondazione Comunista, ma soprattutto ha partecipato a tante battaglie, per esempio quelle per i senza casa a Roma. Questo lo voglio, se mi permettete, sottolineare come un tratto rilevante della sua biografia, perché vi faccio osservare che non è facile trovare in Italia uno studioso di questa levatura intellettuale così impegnati in prima fila e in prima persona in difesa degli emarginati. È una lezione per tutti, dovrebbe esserlo, soprattutto per le nuove generazioni. Allora, per ciò che riguarda la bibliografia, mi limito proprio ad alcuni titoli. Ricordo qualcheduno dei suoi vecchi, diciamo, d'esordio, libri d'esordio, ma importanti, già importanti: Veleno di piombo, le canzoni del Black Power, pubblicato dalla Terza nel lontanissimo 1969. Ricordate il Black Power? E poi un libro fra i suoi più importanti: L'ordine è già stato eseguito, Roma, le forze ardeatine e la memoria, pubblicato da Donzelli nel 99, che ha in quel Scusami, Piero, ti ho chiuso il microfono. Pino. Oh, eccomi, sto sentendo. Piero, se devi aprire il microfono. Non avete sentito niente? No, no, abbiamo sentito fino a un certo punto, fino alle Pantere Le? Ah sì, Nere. Nere, scusate. Pantere Allora, Nere.
Abbiamo sentito più del necessario. Va bene. No, no, finisco. Poi vorrei ricordare storia orale, racconti, immaginazione, dialogo, sempre Donzelli, e poi un libro, diciamo, della sua, del suo specialismo, America profonda, due secoli di storia raccontati da Orland County, Kentucky, Donzelli 2011, e poi La città dell'acciaio, due secoli di storia operaia, sempre Donzelli. È un libro che Portelli ha dedicato molti, molti saggi, molti lavori alla classe operaia di Terni, soprattutto all'acciaieria di Terni. Ma io voglio ricordarlo questo libro, perché ricostruisce di due storie di lotte operaie. Dedica una grande e minuziosa ricerca e appassionata ricerca alla classe operaia, a questo soggetto storico che è stato il protagonista dell'emancipazione economica, culturale, civile dell'Italia repubblicana, e che oggi è dimenticata dai partiti politici della sinistra, diventate botteghe elettorali. Voglio ricordare di questa sua produzione di storia orale però un saggio in particolare, L'assassinio di Luigi Trastulli, La memoria e l'evento, che è un lavoro dell'81, del 1981, che è stato tradotto in varie lingue, e secondo me ha ragione, perché è davvero un saggio paradigmatico, perché spiega con grande coerenza e lucidità teorica, diciamo, il problema della verità storica, cioè il problema di come si devono leggere le fonti, e l'ambiguità, il relativismo che caratterizza le fonti. Dovrebbero leggerlo tutti gli storici, non solo quelli che si occupano di storia orale, ma soprattutto i nostri storici dell'età contemporanea. Infine, e davvero chiudo, è il libro per il quale stasera Sandro è qui, e cioè il calendario civile per una memoria laica, popolare e democratica degli italiani. È un libro curato da Portelli, a cui partecipano alcuni fra i migliori storici italiani dell'età contemporanea. E voglio ricordare che è un libro prezioso, perché in questa fase storica in cui si cerca di inquinare la memoria storica dell'Italia repubblicana, dell'Italia laica e democratica, in cui la vicenda dolorosa, che naturalmente va raccontata e ricordata, delle foibe, viene utilizzata come contronarrazione dell'Italia antifascista e repubblicana. Questo un libro concepito e, diciamo, costruito da storici di valore, rappresenta un contributo di prim'ordine contro l'involuzione della memoria e della cultura del nostro paese. Sandro, la parola a te, grazie. Beh, io potrei anche andare, no, sono già a casa, ma dicevo, potrei anche staccarmi dopo tutto questo. Comunque, grazie di questo incontro, di queste parole gentili, e della possibilità di riprendere in mano un progetto che ho avuto per la testa per molto tempo prima poi di lavorarci sopra. Del tutto casualmente, buttando via un po' di vecchie carte dai cassetti, trovai una lettera che avevo scritto a Rutelli quando era sindaco, quindi stiamo parlando anni 90, in cui lui mi chiedeva cosa fare per la memoria, e io in questa lettera avevo scritto: secondo me bisognerebbe fare due cose, un calendario civile e una ricerca sulla musica dei migranti a Roma. Poi mi sono accorto che 15 anni dopo ho fatto entrambe queste cose, però non mi ricordavo quanto tempo era che ce l'avevo in mente. E ce l'avevo in mente, e soprattutto proprio per l'esperienza ternana. Vorrei aggiungere che ho ricominciato a fare interviste e a lavorare sul campo a Terni, perché appunto, se uno si legge quei miei libri, ha un'immagine di una città operaia, militante, combattiva, rossa, dopodiché va a Terni e trova il sindaco leghista e
è una situazione molto cambiata. Quindi quello che sto cercando di fare è esplorare sia che cosa è successo, ma anche da dove viene quello che è successo e quali sono le forze eventualmente alternative su cui ragionare. Diciamo che io avevo in mente questa idea del calendario civile perché mi ero accorto che in realtà è uno dei terreni su cui si è svolta quella che io ho sempre chiamato la lotta di classe nella cultura. Il conflitto per l'egemonia, se vogliamo, soprattutto il conflitto su chi ha il diritto di decidere e nominare lo spazio e il tempo della convivenza civile. E avevo memoria, perché in qualche insomma, relativamente più familiare, di una tensione verso una ritualità alternativa. Una ritualità in cui quei momenti cruciali di svolta della biografia delle persone, la nascita, il matrimonio, la morte, che sono i momenti in cui anche le persone più laiche spesso affidano la ritualità alla religione, alla Chiesa cattolica, e in cui invece c'era una vicenda importante di tentativo di riappropriarsene. Avevo la memoria o interviste, racconti di bambini che venivano battezzati in sezione. La mia amica Lucilla Galeazzi, figlia di operai e operaie ternane, militante della sinistra e soprattutto una grandissima folk singer, appunto, mi raccontava che lei fu battezzata in sezione. Naturalmente i matrimoni civili, no? e la difficoltà a renderli accettabili e rispettabili. Ricordiamoci la terribile vicenda del vescovo di Prato che bollava come concubine le persone che si erano sposate con rito civile, e soprattutto i funerali. Mi vengono in mente due esempi in cui il funerale civile è anche un momento di lotta. Il funerale di un giovane comunista ucciso a Monterotondo negli anni 20, tutti i partecipanti a quel funerale furono spediti al confino, e lo stesso il funerale di un socialista a Terni a metà anni 30, in cui di nuovo tutti i partecipanti a quel funerale finiscono al confino. Ma pensiamo a che cosa sono stati i funerali delle vittime, per esempio a Soweto in Sudafrica, e così. E quindi in qualche modo la battaglia per una ritualità alternativa, ma anche il problema proprio di trovare le forme di questa ritualità. Uno dei grandi problemi è esattamente quello per cui diciamo la liturgia della Chiesa cattolica, delle istituzioni, sovrasta questo bisogno di ritualità e di liturgia, che è comunque un bisogno reale per sancire queste svolte fondamentali dell'esistenza. Sul tempo, e questo riguardava il tempo della vita, e poi riguardava molto il tempo, il ciclo dell'anno. Allora io vi vorrei leggere, se mi permettete, la pagina da cui comincia questo libro, perché è un'intervista fatta tra l'altro con un vecchio operaio, prima anarchico, poi comunista, di Terni, che era del 1899. E l'intervista è del 76, se ben ricordo. Dunque, lui racconta così. Il primo di novembre, voi sapete, che si fa tradizionalmente festa. Ora, si radunano gli operai del lanificio Gruber di Terni e vanno a chiedere al direttore che volevano far festa il 2 novembre. Noi veniamo a chiedere una cosa da niente, spostare la festa dai santi ai morti.
noi veniamo a lavorare i santi e i morti facciamo festa. La frase che poi lui dice è che perché i santi non ce l'abbiamo, ma i morti sì. E il padrone, che era cattolico, quelli confessionali, proprio Bizzoconi, gli disse di no. E questi gli dissero: guardi, sa che noi i santi non ce l'avevamo, ma i morti ce l'avevamo. Mio padre, quando glielo diceva, piangeva, che nel 1903 era morta mia madre. E allora gli dissero: domattina, ogni santi, ci presentiamo ai cancelli. Infatti lo stabilimento non fischia, gli operai tutti si presentano, la maggioranza erano donne, fra l'altro, li trovano sbarrati. Il giorno appresso, 2 novembre, questi non vanno a lavorare. Cancelli aperti, non entra nessuno. Il giorno 3, il padrone dichiara la serrata. E durò questa serrata per mesi, portando la gente alla fame. La gente va alla fame per il diritto a definire il proprio calendario e a definire che cosa è il ciclo, il proprio ciclo dell'anno. Questo si collega a tutta una fase importante della storia del movimento operaio, ma non solo, è del movimento democratico in Italia. In Italia e all'estero pensiamo appunto a che cosa ha voluto dire e al sangue che è stato letteralmente versato per il diritto di celebrare il primo maggio e a come in qualche modo la battaglia per il controllo del tempo, per la definizione del tempo, abbia caratterizzato tutta una fase formativa proprio del nostro paese. Pensiamo, per esempio, è stata per molto tempo celebrata dai movimenti repubblicani, dagli anarchici, la data del 3 novembre, che era la data della battaglia di Mentana. E la tensione fortissima che c'è stata sul 20 settembre, perché ovviamente è una celebrazione oggettivamente, insomma inevitabilmente, anticlericale e questa cosa è entrata in crisi ovviamente con il concordato, per cui noi abbiamo fatto per anni, abbiamo celebrato l'11 di febbraio, no? Era festa nazionale, il giorno della conciliazione, non era più festa e non è più stato festa, non lo è ancora, il 20 settembre, giorno in cui si completa l'unità nazionale. Quindi diciamo che su questo si è molto combattuto e si è molto lavorato. La domanda che si pone è a che servono queste scadenze? Perché una delle difficoltà interpretative proprio sul ruolo del calendario civile è questa idea che appunto la celebrazione sia un momento di unità, un momento in cui siamo tutti uniti. In realtà, se voi ci pensate, la maggior parte di proprio perché quasi tutte queste scadenze, anche quelle civili ufficiali, sono collegate a momenti di conflitto, quasi sempre la celebrazione del calendario civile è una celebrazione che comporta un elemento di divisione. Facciamo l'esempio più banale possibile. L'8 marzo non è un momento, è la festa della maggioranza della popolazione mondiale, cioè delle donne, non di tutti, nel senso che sancisce due cose. Sancisce il diritto delle donne a definire il tempo, sancisce le conquiste avvenute e annuncia tutto quello che ancora non c'è, tutto quello che manca. Quindi in qualche misura lo stesso vale per il primo maggio, che inutilmente, che
la Chiesa ha cercato di appropriarsene, San Giuseppe Artigiano, eccetera, ma in realtà il conflitto sul primo maggio è un conflitto anche sul nome. È la festa del lavoro o è la festa dei lavoratori? Perché se è la festa del lavoro, e non ricordiamo, comunque non ci dimentichiamo l'articolo 1 della Costituzione, no? In qualche modo richiama un valore condiviso. Ma se è la festa dei lavoratori, dichiara il fatto che la gente che per 364 giorni è sfruttata ha diritto a un giorno da chiamare proprio. E quindi richiama il conflitto, richiama l'opposizione. Abbiamo vissuto e stiamo vivendo e continueremo a vivere momenti di divisione pesanti il 25 aprile, perché non è la festa di tutti, fino a quando tutti non accetteranno l'identità antifascista nel nostro paese. E quindi certo che è una festa divisiva. Se voglio dire quello che penso, io penso che a me, io ci tengo proprio perché è divisiva. Se fossimo d'accordo tutti non me ne importerebbe granché, ma siccome ho ancora bisogno di ribadire delle differenze, beh, il 25 aprile serve a questo. Ma persino il 2 giugno, no? Persino il 2 giugno ovviamente è sempre meno conflittuale, ma in qualche modo il 2 giugno sancisce la sconfitta della monarchia, no? Quindi direi che la conquista di questi momenti del tempo è una conquista che riconosce il conflitto, che lo dichiara e che lo tiene in vita. Non sono momenti di riconciliazione. Altro elemento è appunto chi sono i soggetti, cioè chi ha diritto a indire una data di calendario civile. Ma in primo luogo, ovviamente, soggetto allo Stato, che noi abbiamo una serie di scadenze che sono ufficiali, che non è detto che siano appunto unificanti. Piero ricordava la più divisiva di tutte, che è questa artificiosa celebrazione del 10 febbraio, no? Diciamo, in qualche modo sono i momenti in cui l'autorità dello Stato riconosce un momento nel tempo come momento celebrare, come momento in cui lo Stato democratico, in cui lo Stato si riconosce. Tolgo il democratico perché naturalmente ricordiamo tutti che il 28 ottobre è stata festa nazionale per 20 anni. E quindi c'è alcune di queste scadenze sono scadenze che vengono, che hanno in qualche modo un'intenzione di nuovo politica e, se vogliamo, di parte, che è abbastanza indipendente dalla spinta e dalla rivendicazione della società. Voglio dire, se lo Stato fa proprio il 1 maggio, il 25 aprile, il 2 giugno, è perché c'è nella società l'8 marzo, una presenza forte che lo rivendica. Se lo Stato proclama un giorno della memoria il 9 maggio per le vittime del terrorismo, non trova in questo un vero sostegno, una vera ritualità pubblica che vada al di fuori delle cerimonie che si svolgono all'interno delle istituzioni. Fra l'altro, la scelta del 9 maggio, come sappiamo, e lo dice molto bene Gad Lerner nel suo saggio e libro, è scelta divisiva precisamente perché è scelta in alternativa alla vera festa, alla vera scadenza che ci ricorda il terrorismo in Italia, che è il 12 dicembre. Celebrare la memoria delle vittime del terrorismo il giorno dell'uccisione di
di Moro e non il giorno in cui comincia la strage di Piazza Fontana, significa che lo Stato sceglie di identificare il terrorismo con le BR e non con i fascisti. E questa non è una data che entrerà in discussione nei prossimi tempi. Ecco, quindi diciamo c'è questa origine che viene dall'alto. C'è un'origine che viene dal basso. Cioè, ci sono date che i movimenti nella società celebrano e riconoscono in quanto tali. L'esempio, primo esempio naturalmente è il 12 dicembre. Il 12 dicembre per molti anni siamo andati in piazza il 12 dicembre. Siamo andati in piazza il 12 dicembre, diciamo, fino a quando c'è stato un movimento che su quella memoria, su quella vicenda, fondava il proprio antagonismo. L'indebolirsi della celebrazione del 12 dicembre è un segno appunto di come in qualche modo i soggetti che avevano rivendicato quel momento, quel tempo, abbiano perso egemonia. Un altro esempio che ci tocca di sfuggita, che infatti nel libro non è menzionato perché non è una data nostra, ma è l'11 settembre. L'11 settembre è la data dell'azione terroristica contro a New York, la strage e la distruzione delle due torri, e però è contemporaneamente la data del golpe in Cile, per cui, tra l'altro, di nuovo, per anni siamo andati in piazza l'11 settembre per ricordare Allende e il golpe in Cile. In qualche misura la sovrapposizione dell'11 settembre di New York ha soffocato il significato di quella data. Tra l'altro ricordo un incontro che facemmo qualche anno fa a Piacenza, in cui c'era appunto il ricordo dell'11 settembre a New York, poi il Cile, ma anche la settimana prima la strage nel carcere di Attica a New York, che pure rientra in quella fase. Quindi il significato di queste date è continuamente in conflitto. Vorrei notare che oggi è un giorno che si prepara già ad essere un momento di calendario civile calato dall'alto, che è l'anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina. Non c'è giornale, non c'è spazio nei media che non faccia uno special, che non celebri, che non ricordi questa data. Quindi diciamo, e allora arrivano delle date che dal basso sono diventate, si sono imposte, appunto, 1 maggio, 8 marzo. Delle date che invece rimangono patrimonio di soggetti alternativi. Penso a Genova e alla morte di Carlo Giuliani. Penso al 2 agosto e alla memoria della strage di Bologna. Cioè memorie che sono patrimonio di realtà antagoniste, di realtà alternative, che rivendicano una propria storia, che rivendicano una identità legata ad altri momenti di conflitto. Perché, ribadirei, praticamente non c'è giorno del calendario civile che non sia memoria di un conflitto, no? E quindi che non abbia all'interno questa dimensione antagonista. E su questo una riflessione sulla memoria, e cioè la
c'è una modalità istituzionale di ragionare sulla memoria, che è quella di collocare l'evento nel passato. Benissimo, c'è stato Haymarket, c'è stata strage operaia a Chicago, noi ci dispiace tanto e adesso cantiamo e suoniamo a Piazza San Giovanni. È vero, c'è stato l'incendio della fabbrica tessile a New York, sono morte 140 ragazze, però adesso guardate quanta strada abbiamo fatto. Quello, cioè, serve a distanziarci dal passato, serve a dire: vedete, questo è, quanto erano brutti quei tempi, adesso noi possiamo ricordarli in pace. C'è un altro modo però di pensare alla funzione della memoria, che è quella, una delle mie citazioni preferite di Walter Benjamin. Lui parla della differenza fra evento vissuto e evento ricordato. L'evento vissuto è chiuso in sé, l'evento ricordato non finisce mai. E allora la scadenza di memoria, che è legata a un momento di ritualità civile, serve a porci una domanda: che relazione c'è fra l'evento ricordato e celebrato e il momento in cui lo ricordiamo e noi soggetti che lo ricordiamo? E questo significato è un significato in continua trasformazione, in continua evoluzione, perché la domanda che ci pone il rito civile è che cosa siamo diventati e che cosa vogliamo diventare. Aspetta. Celebrare il 1° maggio senza porsi il problema di che cosa sta succedendo in questo momento ai lavoratori in questo paese. Celebrare il 2 giugno senza domandarsi: ma com'è che la gente a votare non ci va più, dopo che abbiamo costruito una democrazia basata su questo diritto elementare? Celebrare il 19 luglio, il 21 luglio, Carlo Giuliani, significa dire: non c'è ancora giustizia. Quindi il calendario civile, come in generale la memoria, non serve a chiudere e sicuramente non serve a rassicurarci, non serve a farci sentire: ma che bello, quante belle conquiste abbiamo fatto, no? Quanto eravamo bravi. Serve a disturbarci, perché questa è la funzione principale della memoria. E questa è una delle ragioni, fra l'altro, che c'è tutta un'altra dimensione, appunto, sull'uso pubblico della storia, che è quella della monumentalità, che è quella delle statue, che è quella dell'onomastica, cioè tutti i modi con cui il potere e le istituzioni scrivono la propria narrazione sullo spazio, allo stesso modo con cui alcune delle celebrazioni, dei rituali, scrivono la narrazione istituzionale sul tempo. Ecco, il fatto che vengano vissute come momenti conflittuali che ci ricordino in qualche modo sia il progresso fatto, sia quello che è costato e che ci ha permesso di arrivarci, e sia il fatto che siamo sempre esposti a tornare indietro e che il progresso fatto non è niente rispetto a quello che c'è ancora da fare. E un'altra cosa sulla
Poi magari appunto mi fermerei per qualche e abbiamo un po' di tempo per ragionare insieme. E un'altra cosa su questa idea di calendario civile è come festeggiamo o come celebriamo come questi momenti della nostra storia. Perché, voglio dire, c'è una modalità appunto puramente rituale nel senso non positivo, non entusiasmante della parola, ma nel senso si fanno sempre le stesse cose. E allora è una modalità, andiamo a mettere una corona alla lapide del caduto, anche momenti, tra l'altro uno dei luoghi più, dei momenti più complicati e più controversi, più difficili, è proprio la giornata della memoria, il giorno della memoria, il 27 gennaio, su cui c'è questa tensione fortissima, se questa istituzionalizzazione non comporti un indebolimento della forza, della forza eversiva di quel ricordo, o se invece no, mantenere questa dimensione istituzionale serva a conservare questo potere. Ecco, quindi la modalità con cui si celebrano queste scadenze è un aspetto decisivo, perché attraverso come tu lo celebri che tu dici che cosa significa per te. Ricordavo prima il 12 dicembre, l'11 settembre, noi lo celebravamo andando in piazza. E molti dei modi con cui viene ricordata ancora oggi Genova sono modi di mobilitazione, sono modi non di esorcismo quindi della memoria, benissimo, ma di riproposizione delle ragioni per cui lo ricordiamo. E perciò ovviamente non è che in tutte queste occasioni sia possibile fare una manifestazione, ma in qualche modo che la scadenza sia segnata da un gesto che ne ribadisca la dimensione aperta, il fatto che non stiamo chiudendo un rapporto con il passato, ma stiamo tenendo aperto, grazie alla memoria del passato, una dimensione del futuro. Noi, per esempio, facemmo una cosa, accompagnammo il libro, un anno dopo il libro facemmo uscire un doppio CD in cui la memoria è affidata alla musica. E la ragione per cui abbiamo scelto la musica era sì che questa è la cosa su cui lavora il Circolo Gianni Bosio, ma soprattutto perché la musica è una cosa che tu fai, non è una... Pensate a quanto è diventato conflittuale il canto di Bella Ciao, che addirittura fior di sindaci vietano di cantare Bella Ciao il 25 aprile. Ecco, è un'azione. Noi abbiamo fatto col Circolo Bosio, abbiamo fatto finché ci hanno retto le forze. Abbiamo fatto per un po' di anni un ciclo di eventi teatrali, musicali, sia in spazi della città, sia in teatro, al Vascello, al Torloni. Cioè, l'idea è appunto quella di ricordare, segnare e aprire la data con una azione, con un gesto che non rinvii solo al passato, ma che apra
su questo passato e la prospettiva del futuro. Quindi, riassumendo, direi la ricerca da parte del mondo popolare, ma non di tutti i soggetti privi di potere istituzionale o deboli sul piano istituzionale, di un controllo sul ciclo della vita. E quindi i battesimi in sezione, i matrimoni civili, oggi ovviamente anche la scelta del non matrimonio, i funerali civili. No? E il funerale, fra l'altro, con la forma che aveva, si prestava benissimo a diventare una manifestazione. Quindi il rimpadronirsi del ciclo della vita, rimpadronirsi del ciclo dell'anno e quindi istituire una serie di momenti in cui si ribadisce la memoria di una storia alternativa. Una storia alternativa che diventa storia istituzionale quando si sono conquistati degli spazi, ma che rimane storia antagonista nel momento in cui questa tua memoria è cancellata, negata o contraddetta o soffocata, per cui così come celebrare un battesimo in sezione era un atto, diciamo, di trasgressivo, beh, continuare a ribadire che il 21 di luglio è una data nostra, è un modo per impedire che su Genova passi la versione dominante e passi una mano di oblio, di cancellazione. E infine il modo che non può essere un modo semplicemente ripetitivo e di omaggio, ma proprio perché sono momenti che hanno alla radice un conflitto, e che sia un atto che ribadisce le ragioni di quel conflitto, le vittorie, le sconfitte e le battaglie ancora da fare. Più o meno queste erano un po' i ragionamenti e le motivazioni che avevamo alla base, all'origine di questo progetto, che devo dire è stato accolto con molto interesse, abbiamo generato, come la settimana enigmistica, innumerevoli tentativi di imitazione, di cui siamo particolarmente felici, naturalmente, e forse in qualche modo abbiamo dato una mano a pensare in un altro modo il nostro passato. Fra l'altro, per esempio, nel libro e nel disco c'è anche il 10 febbraio, ma c'è nel dolore dell'esilio, cantato da un grande cantautore comunista, Sergio Endrigo, nato a Pola, che racconta appunto la perdita della sua città. Beh, di nuovo, perché un rito è un segno, la battaglia, la lotta di classe si fa anche su chi ha il controllo del significato dei segni. Alla fine, poi credo che sia di questo che stiamo parlando. Grazie. Grazie Sandro per questa bellissima lezione. Allora, chi vuole intervenire alzi la mano con gli strumenti appositi oppure lo comunichi, così Roberto Morea gli dà la parola. Ma volevo fare solo una domanda a Sandro. Mi sembra di capire che tu stai lavorando ancora su Terni. Eh sì. L'oggetto, se anche qui ho ben capito, è cercare una spiegazione come al fatto che questa città, in cui la dimensione degli operai come classe è stata così fondamentale, ora c'è un sindaco di Forza Italia, no? Era questo un po' il problema. Quale processo c'è stato nella trasformazione della classe operaia a Terni che ci ha portato a questi risultati? Guarda,
io già... No, finisco, scusa. Siccome io sono di Piombino, e puoi capire, certo. Ho esattamente il tuo stesso problema. Ma personalmente non mi occupo più di Piombino da quando ho pubblicato il primo libro quasi 50 anni fa, quindi. E tu mi fai venire i rimorsi con le tue cose. Ecco, tu per questo tipo di lavoro che stai facendo ora, usi solo le fonti orali oppure quale tipo di fonti tu fai riferimento? Guarda, su quest'ultima cosa... io sto usando, mi vedo tutti i giorni quattro giornali online di Terni. Sto utilizzando moltissimo il fatto che c'è questo sterminato archivio in rete, per cui diciamo le fonti, anche le fonti giornalistiche, per esempio. Io le altre volte ho passato mesi a sfogliarmi i giornali in biblioteca a Terni, adesso online ce li ho tutti, quindi uso moltissimo queste fonti. Però diciamo che il lavoro sulle fonti orali, anche per un'altra ragione, che tu non hai in questo momento, su questi ultimi 10 anni, altre fonti che le fonti che i media, perché gli archivi ancora non hai accesso, no? Quindi uso molto queste fonti, però diciamo ho fatto finora una 70 di interviste, credo di farne almeno altrettante se ci riesco, se mi reggono le forze. La ragione per cui ho deciso di fare questa cosa, io l'avevo già decisa 3 anni fa, devo dire, e poi c'è stato di mezzo il Covid, e guarda, una ragione è che se uno si legge i miei libri e legge questa storia di questa classe operaia, questa città rossa, operaia, eccetera, poi va a Terni e trova la città imbandita con le luminarie di San Valentino, dice: ma che libro ha scritto sto Portelli? No? Perché il problema è che quando parli di quando lavori sulla memoria, non puoi non portare il lavoro fino al presente. Perché se tu fermi un lavoro a 10 anni fa, ti trovi appunto che sì, il rapporto fra quel momento e la storia passata è diverso dal rapporto che c'è fra questo momento e la storia passata. Lì i processi sono vari. Uno di questi processi ovviamente è che nel 1980 alle acciaierie di Terni lavoravano 10.000 persone ed era ancora in funzione tutto il polo chimico. Oggi le acciaierie di Terni hanno 2.000 dipendenti diretti. Quindi il peso proprio materiale della classe operaia nella città è molto attenuato, la popolazione è più o meno la stessa, è leggermente diminuita, ma se prima gli operai e le loro famiglie erano il 60% della popolazione, adesso si arrivano al 10%, è diverso. In più c'è stata una serie di elementi, frammentazione, cioè una quasi patologica spaccatura fra gli operai direttamente assunti dall'azienda. Scusate, ma questa è una digressione rispetto al tema del calendario civile, però vabbè, me la spiego. E gli operai degli appalti, che per esempio sono stati tagliati fuori dagli ultimi accordi sindacali. Una componente importante per cui una parte non trascurabile della classe operaia a Terni non è più di origine ternana. E quindi quelli che i figli e i nipoti degli operai che ho raccontato io non stanno in fabbrica. In fabbrica ci stanno altri che non hanno quella storia. E poi un fortissimo elemento di deprofessionalizzazione, per cui l'orgoglio, io con la pressa ci faccio l'occhio di cimice, non c'è più. Per cui questi sono elementi proprio di composizione di classe e di rapporti. Poi ci sono i dati politici, cioè appunto un rinuncia totale da parte della sinistra a rappresentarli,
E aggiungerei, questo te lo dicono quelli del PD tranquillamente, il fatto che il PD si sia trasformato nel corso del tempo in un mero centro di potere che non aveva più niente a che vedere con le persone, per cui anche gente che non è di destra non ne poteva più. E quindi tutti questi elementi. Quindi, però anche riuscire a capire che cosa è che si muove alternativamente. Per cui, per esempio, c'è una storia affascinantissima degli ultras, però su questo magari in un'altra occasione. Grazie. Grazie, non voglio occupare di più per ragioni in qualche modo private. Però in maggio sarò a Roma. Ti contatto, ti dispiace? No, assolutamente, appunto. Stavo dicendo, parliamone quando ci vediamo. Che mi devi insegnare molte cose. Vabbè, viceversa. Scusatemi. Se non interviene nessuno, faccio un piccolo intervento io. C'è qualcuno che vuole parlare? No, non si è segnato nessuno. Prego, Pier. Allora, no, naturalmente concordo con tutte le cose che ha detto Portelli. E vorrei riprendere soprattutto un motivo fondamentale della sua narrazione e delle sue argomentazioni, cioè la memoria come conflitto, come luogo di conflitto. E ricordo che alcune date fondative della Repubblica, come per esempio il 25 aprile, sono state sempre messe in discussione, non sono come le date della Rivoluzione francese in Francia, è una data che riapre discussione, che riapre contrapposizione, che divide, eccetera. Ma voglio ricordare che però questa conflittualità si è estesa anche ad altre date di fondazione della Repubblica, di memorie importanti, negli ultimi anni, proprio a riprova di quello che diceva Portelli, cioè che la memoria è un fatto di egemonia, è un fatto di lotta di classe. Allora, l'indebolimento, no, di queste festività, di questi rituali, di questi, come dire, monumenti mnemonici, chiamiamoli così, è direttamente proporzionale all'indebolimento sistematico della conflittualità come azione politica dei partiti popolari, dei partiti di sinistra. E io ricordo che sono stati soprattutto gli ex comunisti che avevano, diciamo, come volontà politica, soprattutto a partire dai primi anni 90, di accreditarsi come partito di governo, che hanno cominciato a cedere su vari fronti. Chi si ricorda di Luciano Violante, che incominciò a avanzare giustificazione nei confronti dei fascisti di Salò, i ragazzi che sbagliavano. Ma poi c'è stata una demonizzazione del conflitto, una demonizzazione della lotta sociale. Io ricordo benissimo un episodio che mi ha scandalizzato, io posso dire nome e cognome, Biagio De Giovanni, un filosofo che oggi inneggia la guerra come guerra di civiltà dell'Occidente, la guerra in Ucraina, il quale, in occasione di una protesta popolare che si è svolta a Napoli perché nei rubinetti delle case arrivava acqua sporca, io mi ricordo che De Giovanni criticò le manifestazioni come fenomeno di plebeismo, perché la lotta non si doveva fare. Poi c'è stata l'opera dei presidenti della Repubblica, Napolitano.
No, che ha naturalmente, come dire, anche lui portato il proprio contributo, soprattutto per ciò che riguarda le foibe e anche ora ultimamente il presidente Mattarella, che certo non viene dal mondo comunista, viene dalla Democrazia Cristiana, ma rappresenta pur sempre, come dire, l'erede di un partito democratico fondatore della Repubblica, no? Tutta la retorica patriottarda espressa da Mattarella a proposito delle foibe, ripeto, naturalmente fenomeno che non va dimenticato, che va analizzato, eccetera, ma su cui si è, diciamo, costruita una retorica fondata su menzogne smentite dagli storici in maniera scientifica, e anche questo, diciamo, ha contribuito a rendere in qualche modo, no, l'immagine antifascista del nostro paese indebolita, e così anche le ricorrenze che in qualche modo la caratterizzano. Ecco, volevo sentire un po' Sandro su queste. Che dire, non ci piove, è così. Direi che in qualche misura in attenuante a Mattarello Napoletano, direi che il loro compito istituzionale sarebbe quello di rappresentare l'unità del paese. Il punto è che accogliendo il tipo di narrazione falso che la destra fa della vicenda delle foibe e accettando l'equivalenza di quel racconto al racconto di pochi giorni prima della festa del giorno della memoria, ecco, qui falsificano e non creano unità. L'unità non si può creare su un racconto falso. E lì appunto tu dicevi Violante, l'unità si crea nel momento in cui i valori vengono condivisi, nel momento in cui tu hai appunto una destra che si sente offesa dal fatto che ricordiamo Auschwitz e ha bisogno di trovare un'alternativa, unità non ce n'è, no? Non c'è unità, ma c'è conflitto. Ricordiamoci fra l'altro questa cosa abbastanza ridicola dell'approvazione all'unanimità, quindi con i voti della gente a cui abbiamo dato il voto, alla quasi unanimità, giorno della memoria degli alpini il 26 gennaio, cioè il giorno prima del giorno della memoria, per commemorare una battaglia in Russia in cui, primo, per fortuna hanno perso. Secondo, eravamo gli invasori alleati con i nazisti e i rappresentanti del centro-sinistra hanno votato a favore in nome di un unanimismo considerato a priori un valore positivo. Ecco, questa cosa ovviamente, insomma, non si radicherà nella coscienza pubblica, ma è un esempio di quello che tu stavi dicendo. L'altro Grazie. Punto... Scusami, c'era... No, stavo pensando a come... A questa battaglia sui significati. Il nostro libro, Calendario Civile, è stato accolto in maniera civile anche da giornali di destra. L'unica vera obiezione era al fatto che noi abbiamo chiamato il 4 novembre, giorno della fine della Prima Guerra Mondiale, e loro volevano che noi chiamassimo il giorno della vittoria. Cioè, siamo appunto su quella dimensione di un patriottismo arcaico che oggi ci viene riproposto in tutte queste forme. Grazie, c'era Giuseppe Greco. Ecco, io volevo ricordare un piccolo episodio di un piccolo paese della Presila calabrese, Serra Stretta, in cui ai primi anni 70 muore il compagno Ciccotti, più volte sindaco, partigiano, figura prestigiosa,
E ricordo questa ritualità dell'evento con tutti i compagni che sono venuti dai paesi vicini, con le bandiere a punta, e sotto questo arco di bandiere a punta delle sezioni comuniste, questa bara portata a mano e il silenzio rotto soltanto dalla marcia funebre di Chopin. Ecco, questi fatti davano il senso di una partecipazione corale, di un'unità dei comunisti, ma non solo dei comunisti, perché c'era tutto il paese di Serra Stretta, c'erano i compagni di molti paesi vicini. Ecco, queste cose hanno cementato un sentimento. Ora, proprio queste cose hanno distrutto i vari Veltroni, i vari, quelli che ha citato Piero, cioè hanno colpito proprio il sentimento popolare, lo hanno cercato di soffocare e hanno, non dico scientemente, perché io non vorrei pensare che queste persone sono dei delinquenti, ma diciamo così, dalla loro posizione politica e sociale hanno lavorato per un solco tra il sentimento popolare e il dirigente politico, è quello che dovrebbe svolgere la funzione di intellettuale collettivo. Cioè, questo popolo poi alla fine non ha più sentito certe cose, perché dall'alto venivano tutti stimoli in altre direzioni. Quindi quel distacco che il coro Gramsci ha denunciato in tutte le salse tra, diciamo così, gli intellettuali che ragionano e il popolo che sente, qui è diventato un baratro. Ormai noi possiamo parlare, ma mi sembra, come io dico più volte al mio carissimo amico e guida Piero, siamo i cani che abbaiano alla luna. E il problema che ci dobbiamo porre un po' tutti è come finiamo di fare i cani che abbaiano alla luna e incominciamo ancora a riallacciare un filo difficile, più complicato, perché in questa situazione del sentimento popolare c'è stata la devastazione del berlusconismo e dell'abdicazione della sinistra, perché è un'abdicazione quella che è avvenuta in questi 20-30 anni, è proprio una rinuncia a essere se stessi, non perché noi eravamo santi e gli altri erano demoni, ma certamente, come è stato detto e come io ribadisco, il Partito Comunista Italiano è stato l'elemento fondamentale dell'Italia repubblicana, della democrazia italiana nel dopoguerra. Senza questo partito la democrazia italiana non si capisce, non avrebbe avuto, come dire, una sostanza vera. Invece siamo vissuti in un periodo di democrazia perché c'era questo partito che faceva l'opposizione, faceva proposte serie, vinceva delle battaglie, portava a casa dei risultati e manteneva il paese in un clima, diciamo, di aperta dialettica. Oggi siamo nel buio e io mi chiedo che cosa stiamo e cosa dovremmo fare noi per riaprirlo questo filo, perché non abbiamo gli strumenti. Loro hanno tutte le televisioni. Siamo al telefascismo, qualcuno l'ha detto molto prima di me, siamo al telefascismo. E noi che cosa ci presentiamo di fronte al popolo che soffre, che capisce che sta male, ma non sa più dove sbattere la testa? E con la Cerbotana, parliamo via internet, saremo 20 stasera, 30, ma quelli tutte le sere parlano a milioni di italiani. Tutte le sere parlano a milioni di italiani e piano piano imbecille, quello che vogliono loro. Ecco, scusate lo sfogo, ma io sono così e quando dico le cose mi arrabbio pure. Grazie, non c'era una vera e propria domanda, se non mi permetto di farla. La conferma della situazione. No, il tema che a me interessa invece è proprio questo, cioè l'utilizzo del termine antifascista per riconoscersi in una battaglia che però è una battaglia di facciata. Cioè, in realtà poi le scelte, diciamo, della sinistra
o del centro-sinistra, per meglio dire, in termini di economia o di modello, diciamo, di società, è stato ed è, lo vediamo ad oggi in maniera drastica, con i governi tecnici, con diciamo un'adesione al modello dell'Europa come mercato comune, e, diciamo, una facciata per il centro-sinistra, quella di la conquista del governo in nome di un antifascismo che è alle porte e che ha condizionato anche a sinistra la possibilità di avere una propria idea di società, un modello alternativo che si è sfrantumato, diciamo, forse anche un po' prima della fine dello stesso Partito Comunista Italiano. Quindi mi piaceva sapere come tu vedi questa vicenda. Cioè, è vero che noi festeggiamo e ci troviamo con compagni il 25 aprile, ore feste comandate nostre, diciamo, però non è facile poi ritrovarsi poi delle battaglie invece sul piano dei diritti dei lavoratori, la distruzione del sistema industriale italiano è stata fatta principalmente dal centro-sinistra. Quindi come è possibile rimettere in carreggiata o ristabilire una nostra narrazione? Per questo mi faceva piacere. Beh, ovviamente non sono cose a cui uno può dire facciamo così, no? Se non lo sapete voi, certamente non lo so neanche io. Io vorrei però fare un paio di osservazioni. La memoria prevede la consapevolezza del fatto che oggi non è come ieri. Allora, la domanda iniziale di Paolo Favilli, che è successo a Terni? La prima risposta è: c'è sempre meno gente che risponde alla nostra definizione di classe operaia e tra l'altro questa gente è molto più frammentata, divisa e insicura di sé di quanto basta. Un esempio che riguarda appunto il doloroso percorso della sinistra. Un tempo la classe operaia era l'avanguardia, la punta di ferro della lancia del progresso. Oggi parliamo dei fragili e dei deboli e degli ultimi. Come, che sia vero o che non sia vero, ma come pensate che possano assumere il senso di sé come classe delle persone che tu definisci, i cui rappresentanti le chiamano fragili, deboli e ultimi? E questa è una cosa. Quindi intanto abbiamo che quella proprio come è cambiata la composizione di classe e quindi dobbiamo ragionare in base a una composizione di classe. L'altro, le persone soffrono. E qui mi aiuta molto un vecchio libro, uno dei primi libri di storia orale, di South Circle, che era un libro sulla memoria degli anni 30, della Grande Depressione. E South Circle ebbe la geniale idea di intervistare la gente degli anni 30, ma di intervistare anche i ragazzi degli anni, libro degli anni 70, su che cosa sapevano degli anni 30. Questa è una cosa che ho imparato da lui e la faccio sempre. E ricordo uno di loro che disse: i miei genitori mi dicono che loro sì che sarà una brutta, noi oggi stiamo bene. Non è vero. Sono loro che oggi stanno bene, che facevano la fame negli anni 30 e oggi non più. Noi stiamo malissimo, ma stanno malissimo in un altro modo. La sofferenza ha una forma diversa e noi su questo non riusciamo a ragionare abbastanza. Certo, non ci riesco io. Ma parlavo degli ultras. Beh, il momento più radicale di scontro politico e sociale a Terni è stato
Lo sciopero è stato quando gli operai delle acciaierie hanno assediato la palazzina dove stavano radunati in riunione gli amministratori delegati, i dirigenti, il sindaco e il questore, l'hanno assediato tutta la notte. Una componente forte di questo momento erano gli ultras della Ternana, che sono ultras di sinistra, organizzati tra l'altro in un gruppo che di nome si chiama Working Class, perché molti di questi ultras della sinistra sono operai. Parlavo con uno dei quadri dei Cobas che erano molto presenti in quel momento e lui mi dice: c'era un'incazzatura tremenda. E io ne trassi soddisfazione nel vedere l'incazzatura e terrore nel accorgermi che l'incazzatura si volgeva tutta a destra. Perché la gente soffre, la gente sta male e per questo vota Lega e Fratelli d'Italia. Non è che votano Lega e Fratelli d'Italia perché stanno bene. Non voglio cascare nella trappola della sinistra ZTL, ma in qualche misura la nostra è il fatto che noi non riusciamo a prendere sul serio queste altre forme di dolore ci rende più difficile parlarne. E io mi accorgo di non essere adeguato, di non essere capace di farlo. Tra l'altro, quello che sto cercando di fare è avere accesso a un po' di questi lavoratori che hanno votato a destra per capire che dicono, per capire come ragionano. Perché non. Insomma, la destra parla alla pancia, si dice sempre. Un tempo parlavamo alla pancia pure noi. Il compagno Bruno Andreoli, operaio di Modena, diceva, mi disse una volta, negli anni 50 per la mia famiglia il socialismo era mangiare tutti. Adesso che mangiamo quasi tutti, cioè noi parlavamo alla pancia, parlavamo alle pance vuote. Questi parlano a delle pance che sono un po' meno vuote da quel punto di vista, ma che albergano altre cose dentro le viscere. Ecco. Quindi io credo che noi abbiamo bisogno di tantissima ricerca. Abbiamo bisogno di ripensare il nostro linguaggio, di ripensare ai nostri riferimenti, perché la società è più ingiusta di prima. È più ingiusta di prima. E però gli strumenti, le forme di questa ingiustizia, gli strumenti per combatterla, cioè fatichiamo a riconoscere le forme di questa ingiustizia e quindi ad elaborare gli strumenti per combatterla. Dopodiché io, la prima cosa che dico è, io non ci capisco niente. Grazie, grazie Sandro. Do la parola a Piero per ringraziare anche lui e poi darci anche appuntamento alla prossima puntata. Sì, allora grazie Sandro, poi Roberto registrerà la tua lezione, naturalmente sarà sia collocata su Transform Italia, il sito di Roberto, sia io la diffonderò e come è noto, queste lezioni vengono molto seguite successivamente alla data, diciamo, della lezione medesima. Quindi io ringrazio tutti coloro i quali ci hanno ascoltato, vi do appuntamento per martedì 28 di questo mese con la lezione di Paolo Maddalena sul tema che cosa sono i beni comuni e come si difendono. Ecco, un tema rilevante soprattutto in questa fase in cui si tende a liberalizzare anche quello che è rimasto di beni comuni in Italia e una strategia di difesa anche di tipo referendario va messa in atto e credo che Maddalena stia lavorando anche a questo progetto. Allora, grazie a tutti e a presto, a martedì prossimo.
Grazie, grazie. Ciao. Grazie, grazie.